Sono scappata via quando mi sono vista dentro un labirinto, senza decidere. Ospite in casa mia, con sillabe d'amore tutte al pavimento, come la polvere. Ma arrivi tu, che parli piano e chiedi scusa se ci assomigliamo. Arrivi tu, da che pianeta, occhi sereni, anima complicata. Ragazzi, ragazzi, notizione straordinaria, scoop pazzesco, gossip stratosferico e segretissimo. Ragazzi, non ci crederete, la notizia del secolo. E qual è questo gossip segretissimo? Maradona. Maradona è dimagrito. Tanto così. È dimagrito. Che si spegne, ma è per un momento solo, come una lacrima che non ha terra, perché è una mano che la afferra al volo. Quando puntare il dito è come non guardare qua, così ho imparato che non si cerca dove si è persa la felicità. Si fa anche questo spettacolo, con le gambe che tremano, lascia che tutto succeda davvero. Anche tu, solo sul palcoscenico, ti hai fregato il pericolo, lascia che tutto succeda davvero. Ci sono dei passaggi impossibili. Avrai solo 4 secondi. Qui solo 3. E qui 2. Non ce la farò mai. Chris? Ciao, amore. Ehi, ciao. Pensavo che potevamo stare un po' insieme stasera. Ma sei matto? Scusa, sto facendo l'addio al nubilato con tutti i miei ex. Stai scherzando, vero? Assolutamente no, è la tradizione, no? Peccato che siamo solo in 7. Magari. Vabbè, nel mio caso si poteva anche fare un'eccezione, contando che potresti già essere vedova la prima notte di nozze.
smettila di dire stupidaggini. E poi senti, se vuoi proprio parlare di morte, è bene che tu sappia una cosa. Cosa? Nel caso in cui tu non dovessi esserci più, io non rimarrò da sola. Ci sarà un altro uomo nella mia vita. Oh, sì, certo, ti capisco. Tuo figlio. Cioè? Vuoi dire che... Sì, sono andata a fare l'ecografia oggi pomeriggio. È maschio, Leo. Cioè, si vedeva il coso. Vabbè, dai, il cosino, però... Cavolo, Chris, un marroncino. Sì, ti giuro, non ci credo. Dio, ti amo. Ti amo, ti amo da morire. Ciao, amore. Ciao. Ascolta, Leo, nessun chirurgo accetterebbe mai di fare questa operazione. Dottoressa, io ho bisogno di una speranza. Io sono lei. D'accordo, ti opero. Sì. No, no, io adesso devo andare, ci vediamo dopo. Ah, Tony, senti, allora mi dimettere domani, sto bene. Poi mi devono fare una visita di controllo fra 6 mesi. Che bello, nonno, sei contento, sì? Certo che sono contento, torniamo a casa nostra e possiamo poi riprendere il nostro lavoro all'officina insieme, che poi quello è un valore che a te rimane. Magari non sei contento? Nonno, le cose sono cambiate, io sono cambiato. La mia vita ormai è lavorare qua. E chi mi aiuta a me in officina? E chi ti aiuta in officina? Ciao, Tony. Sono tornata a casa. Domani arrivano anche i miei. Sei bellissimo. E anche tu? Tony, tutto qui. La mano, prendi la mano. No, un momento. Devo andare. Tengo una responsabilità grossa oggi. Molto grossa. Con permesso, eh? Andiamo. Ottimo. Il cuore sta reagendo bene. Allora posso uscire? Ma dove devi andare? No, niente. 2 passi in giardino. Ma posso suonare anche la chitarra? No, aspetta un attimo. Non è che adesso mi vai a fare un concerto rock. Io comunque la cravatta l'ho portata. Io non... non so fare il nodo. Beh, allora te la metto io. Non mi dire che non hai mai avuto una cravatta. Più che altro non ho mai avuto un padre. Sono loro che in genere si occupano di cravatte. Non solo quello. Tipo farti compagnia nei mesi in cui stai nell'ospedale. O dirti di stare tranquillo perché ti difende lui. Oppure insegnarti a nuotare, ad andare in bicicletta senza rotelle. Litigarci perché vuoi lo scooter. Oppure ci vuoi fare una bella camminata in montagna. Già, deve essere bello. Sai, prima di essere ricoverato, per il fatto di non avere un padre, davo tutte le colpe a mia madre. Ma qui ho capito che... Che lei non ha colpa di niente. Sì. Sì, questo. Allora prima o poi diglielo. La cravatta è perfetta. Non so dove vai, ma farei un figurone. Grazie. Leo,
devi attaccare più alto. Sì, sì, di più, di più. Io faccio un bel cestino con tutti i fiori rosa. Però ci siamo, Oh, lo metto qui, eh! Sì, corretto, sì, attaccalo più alto, vai! Sembra... Ancora, sali su quella scala, dai! Ok, anche questo, vai! Dai, Pietro, dai, spingi! Dai! Non lo so, ha detto che arrivava subito. Speriamo. Carlo, prepariamo subito la sala operatoria e portami giù Leo. Ok. Per te. Sto registrando un po' di cose. Perché penso che chiunque venga al mondo abbia diritto alla sua giusta serie di cazzate paterne. E siccome non sono sicuro di potertele dire di persona, eccomi qua. Così potrai vedermi e sentirmi. Ciao, piccolo mio. Spero di andarti geni come papà. Certo, mi farebbe piacere che tu potessi conoscere questa faccetta di persona, ma non so se siamo così fortunati. Comunque vada, io sarò lì con te, nascosto dietro un arcobaleno, un cagnolino che passa, un uccellino sul davanzale, a guardare i tuoi primi passi, ad ascoltare le tue prime parole. La tua prima corsa in bicicletta e il primo giorno di scuola. Le piccole difficoltà, neanche quelle grandi. Sarò lì a bisbigliarti quel poco che ho imparato della vita. Il coraggio, figlio mio. E la forza di volontà sono le cose più importanti. E poi cerca la felicità nelle cose vere. Io, per esempio, non ho mai avuto un soldo in tasca. La mia unica vera ricchezza sono stati gli amici. Ecco, cerca degli amici veri. E poi sorridi, sorridi, sorridi sempre. Perché c'è sempre un motivo per essere felici nella vita. E te lo dice tuo padre, che ha avuto un sacco di quei problemi che... E poi tu parti avvantaggiato. Tu e la tua mamma. È la più dolce e fantastica mamma che possa esistere sulla faccia della terra. Sono sicuro che lei ti racconterà tutto il resto che adesso non riesco a raccontarti, però ti mando un bacio, figlio mio.
dove sono andato a finire. Dottore, che ha visto Leo? No. Sta alla cerca a tutti, questo. Cara, che hai visto Leo? No, non l'ho visto. Mi devo operare. Guardate questo. Dottoressa, Leo non è nella sua stanza, non lo troviamo. E com'è possibile? Lo sa che stiamo per cominciare. Cercatelo ancora, cercatelo dappertutto. Va bene. Ma non capisco, l'ho lasciato che era già pronto. Deve essere successo qualcosa. Speriamo di no. Vabbè, vado a cercarlo. No, è che è sto mortorio? Un po' di allegria, ragazzi! Oh. Siete presi paura però, eh? Eh sì, un po', Leo. Scusa, che mi facevo bello per te. Stavi per cambiare idea, volevi bloccare tutto? Scherzi. Quando mi ricapita uno come te? Vieni qui. Permetti? Iniziamo dalle domande semplici. Leone Correani, nato il 18 aprile del 1996. E Cristina Valli, nata il 28... Dai, Tony. No, è il rito che lo prevede, la forma e la sostanza. Dunque, siete qui comparsi oggi per la celebrazione del vostro matrimonio? Sì. Ci puoi scommettere, furbo? Bene, ottimo. Adesso do un'occhiata alle norme del codice civile, così capiamo quello che stiamo per fare. Diritti e doveri reciproci dei coniugi. Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione. Adesso procediamo con il rito dei Pelle Rossa Apache. Adesso la pioggia non vi bagnerà più, perché sarete riparo l'uno all'altro. Adesso non sentirete più freddo, perché vi riscalderete l'un l'altro. Adesso siete due persone, ma ci sono tre vite davanti a voi. Eh sì, la vita di Leo, la vita di Chris e la vita di voi due. Allora con il nostro fagiolino facciamo quattro. Cavolo, la nostra famiglia si allarga in fretta. Che il sole vi porti nuova energia durante il giorno. Che la luna dolcemente vi rigeneri di notte. Che la pioggia vi dia le preoccupazioni. E che il vento soffi nuova forza nel vostro essere. Che voi possiate camminare nel mondo e conoscere la sua bellezza. Tutti i giorni della vostra vita. Ma che succede? Ma che ci fate qui? No, voi spiegatemi. Ah, prego, prego, accomodatevi. Mettetevi tutti là. Salve. Buongiorno. Dottoressa. Prego, prego. Signori. Signori. Dai, riprendiamo. Sì, silenzio, silenzio. Che bellezza vi circondi nel viaggio davanti e per il futuro. Che allegria diventi la vostra compagna fino al posto dove il fiume incontra il cielo. E che i vostri giorni insieme siano buoni e lunghi su questa terra. E cantate lode al Signore che sempre vi proteggerà. Guatanca! 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 Siamo arrivati proprio al clou del rito. Leone Correani, vuoi tu prendere come legittima sposa Cristina Valli? La voglio. Bene. Cristina Valli, vuoi tu prendere Leone Correani come tuo legittimo sposo?
La voglio. Bene. I testimoni hanno sentito? Sì. Sì. Bene. Allora, in nome di noi braccialetti rossi, vi dichiaro marito e moglie. No, 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 ragazzi! No! Chris, che c'è? E non è ancora finito. Gli anelli. Carola. Vale, gli anelli? E sei tu il testimone, no? No, non mi ha detto niente. Io non so, pensavo avessi già preso idea. Leo. Grazie. Chris, ecco qua. Ce lo ridate. Olga. La ragazza è qui, Leo, ti amo. E ti amerò sempre, qualsiasi cosa succederà. E io ti amerò sempre. Ovunque sarò. Or su dunque che lo sposo baci la sposa. È la prima volta che baci una donna sposata. Fantastico, direi, no? È il momento di un discorso. No. Vai tu. No, per anzianità. Grazie. Solo due parole, cari Chris e Leo. Queste nozze all'improvviso sono state una vera sorpresa. Ma questo è lo stile dei braccialetti, no? Sì. Ecco. E anche il coronamento naturale di tutta la gioia che ci avete dato in questi anni. Noi medici siamo abituati alla malattia, al dolore, ma questa ventata di vita, di passione, è stato un regalo che ci ha travolto tutti. Tu, Leo, non sei solo l'eroe di questo ospedale. Tu, con la tua forza, con la tua allegria, hai fatto più bene a noi di quanto noi forse... Al mio segnale, scatenate l'inferno! Grazie.
Io volevo parlarvi qui davanti a Leone prima di andare là dentro. Sappiamo tutti che non ho molte possibilità. E volevo ringraziarvi e salutarvi tutti. Non lo devi dire, Leo. Tu ce la farai. Sì. Vedete, sposare Chris è stato quanto di più bello potessi chiedere. Ed è fantastico poter dire di essere stato felice pienamente. La mia vita prima dei braccialetti è come se fosse piccola, lontana. Con voi invece sento che come se avessi vissuto 20 vite. Abbiamo riso, abbiamo pianto. Abbiamo perso amici che ci mancheranno per sempre. Ma nessuno è mai stato solo. È vero. Mi avete dato tanta forza e calore. Non mi importa di quello che succederà, vi giuro. Non vorrei mai, mai una vita senza tutti voi. E vorrei chiedervi un'ultima cosa. Quando sarò sotto i ferri, non voglio che mi aspettiate là davanti a quella maledetta porta in lacrime per sapere se ce l'ho fatta. O no? Vorrei invece che ciascuno di voi facesse qualcosa di importante o di bello. Qualcosa che per voi abbia un significato. Così sarò io ad essere vicino a voi. Se vuoi così, almeno con questo voglio starti vicino. Devo ricordare una cosa. Il vice leader diventa leader quando non c'è più il leader. Non dirlo neanche per scherzo, Leo. Invece te lo dico perché so che tu lo farai. Perché i braccialetti devono continuare anche senza di me. Io sto con te. Vengo con te. Come una moglie. Thank you.
Allora ci siamo, dottoressa? Sì, ci siamo. Sei pronto? Sono pronta da una vita. Allora ti faccio portare di là e cominciamo. Coraggio. Aspetti. Le volevo dire un'ultima cosa. Dimmi. Si vede che si mette male. Stacchi tutto. Io di certo non lo vado a raccontare a nessuno, giuro. Si vede che non ce la faccio. Se si accorge che divento un pezzo di legno, si fermi e mi lasci andare. No, voglio fare io il mio amico, Bene, dai. Grazie. Allora, Leo, ci siamo, eh? Oh, senti, dalle mie parti ci sta una scaramanzia. Quale scaramanzia? Allora, dunque, io ti porto là. Tu devi stare muto, come un pesce. Non devi guardare nessuno e soprattutto non devi salutare nessuno. Hai capito? Ok, Tony. Tu invece lo sai quello che devi fare, no? No, che cosa? Guarda che l'ho vista. Chi? Mela. Ascolta. Tra un po' mentre io sono là dentro, tu vai. E fatti avanti con lei, ok? No, 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 Leo, mentre tu stai là, no. Dalle mie parti c'è questa scaramanzia. Promesso. Vabbè, promesso. Vabbè, chiama Pelle, andiamo, che ci stanno aspettando. Allora, tu hai capito quello che devi fare? Allora, devi stare muto, non devi fiatare, non ti devi muovere soprattutto, non guardare negli occhi nessuno, capito? Anche il sangue a disposizione per l'eventuale trasfusione? Sì, l'hanno portato. Non l'ho mai visto. Guarda che cosa mi tocca, cucirmi la pelle, poi la bocca, ho gli occhi da grande, più grandi di me. Vinciamo ai rigori, io e te. Ci metto il coraggio e il mio domani intero è questo tempo mezzo rotto. Ma nonostante tutto, tutto,
finito. Li teniamo un po' su. Mi sembrano tutti un po' preoccupati. Bravo. Ti stiamo per addormentare, Leo. Posso esprimere un ultimo desiderio? No, non puoi. Non sei un condannato a morte. Ma insomma, siamo lì lì. D'accordo, esprimi. Vorrei un bacio. Da lei. Da me? Sì. Un bacio come quelli che danno le mamme ai figli quando li mettono a letto. Per dirgli che domani, quando si sveglieranno, lei sarà lì. E che tutto andrà bene durante la notte. Andrà tutto bene durante la notte. Dormi bene, Leo. Procedi. Fai un bel respiro. Stanotte proverò io a parlare con voi al posto di Leo. Non è giusto lasciarvi da soli. Voi che ci ascoltate tutte le sere. Mi chiamo Vale. Leo sta subendo una delicata operazione chirurgica. Sta lottando. Sta lottando per rimanere con noi. Poco fa, prima di entrare in sala operatoria, ci ha detto di non rimanere lì ad aspettarlo, ma di fare qualcosa di importante. Ed è questo che voglio fare. Voglio parlarvi di lui. Leo vive da anni in ospedale. Ha molto sofferto. Ha sempre trovato il tempo per incoraggiare gli altri, iniziando dai suoi compagni di stanza. E io lo posso dire, visto che ho avuto questo onore. Ricordo il giorno che mi hanno ricoverato. Sono entrato nella sua stanza. Ho incontrato Leo per la prima volta. Con il suo sorriso sbagliato. Tu vuoi bene a Bobo, vero? Tu sei innamorata di lui, no? Perché? Si vede così tanto? Ho l'occhio clinico per queste cose. Ciao. Ciao. Senti, visto che dobbiamo farci coraggio, ti ho portato questa. Cos'è, un regalo? Non lo so come fa ad avere una parola giusta per tutti. Una battuta, un sorriso. Con quella sua faccia simpatica da impunito.
grandi e piccoli, per lui siamo tutti uguali. Plum, che fai di bello? Un regalo per il nostro Leo. Parla ai nostri cuori, senza fronzoli. A volte con noi può essere anche tosto, ma alla fine capisci che aveva ragione lui. Ma tutti questi bei colori? Mi piacciono di più questi. Gli altri mi fanno bruciare gli occhi e fanno troppo rumore. Flam, mo ci pensa chicco tuo. C'ho già l'idea. Fammi solo organizzare. Leo ci ha cambiato tutti. Ci ha fatto capire che non siamo soli. Non posso pensare che ora è là dentro. Faccia a faccia con la morte. Sudore? Forbicine? Dopo molti anni di battaglie, oggi Leo sta combattendo lo scontro finale con il lato oscuro della forza. Ma questo non gli ha impedito di sposare una ragazza stupenda. Chris. Il loro amore ha illuminato l'ospedale ed ha portato Chris alla guarigione. È così. Anche in ospedale accadono grandi storie d'amore. E a volte anche tra persone che il destino gioca a incrociare in maniera imprevedibile. L'amore è contagioso. Hai freddo? Un po'. Vieni. È stato come vedermi per la prima volta. Tu mi hai capito. Mi hai fatto battere il cuore. Grazie. Sai, il cuore lo sento battere forte anche adesso. Adesso. Oh, guarda che per disegnare non bisogna saper disegnare bene. La cosa fondamentale è tirar fuori quello che c'è dentro, capito? È come sfogarsi, guarda me. Io per esempio, quando sono incacchiato di brutto, faccio così. E se invece la vita mi va bene, a scuola mi spango e sto contento, faccio così. Dai, ora tocca a te. Scegli un bel colore. Questo. Nero, eh? Sempre quello. Vabbè, dai, l'importante è che cominci. Brava! Ma è rosso. Ho scambiato il tappo apposta. Se no qua non scegli un bel colore. Dai, ormai hai cominciato. Ora prova questo. Famolo insieme. Tu muovi la mano e io schiaccio. Famolo per Leo. Vai. Ora prova pure gli altri colori. Provali tutti. Ti giuro che poi ti piace. E vai, grande, continua così, non ti ferma.
migliori sono così. Più so e più fanno allegria. Come gli amici. Tu vuoi un gran bene a Leo, vero? Beh, sì. È più di un amico, è un fratello, un padre. E a volte anche un po' madre. È come tutta una famiglia assieme. Ah, ma perché mi hai portato in un posto così romantico? E sei vestito così sexy? Beh, perché Leo mi ha insegnato molte cose, no? Tra cui il coraggio. E quindi? E quindi poi Leo ha affondato i braccialetti rossi. Eravamo soli e lui ci ha trasformato in un gruppo. Ora siamo tutti diversi. Siamo migliori. Leo ha fatto tante di quelle cose. Qua dentro ha saputo vivere molto di più di tante persone che sono là fuori. Che anche se sono sani, non hanno il coraggio di affrontare i loro sentimenti. Ma quello che vi voglio dire è che lui è il miglior amico che abbia mai avuto. E che avrò mai. Anch'io sono stato malato. E vi giuro, e grazie a lui sono riuscito a superare tutto. Tempo fa, quando sono uscito per la prima volta dall'ospedale, per vigliaccheria non l'ho più voluto vedere. Invece lui ha sempre continuato a cercarmi. E non potete immaginare quanto mi fa male ancora pensare di aver tradito l'amicizia di una persona così generosa, probabilmente la persona più leale che possiate mai incontrare. Controllate la pressione. I valori sono nella norma. La vedo affaticata. Beh, è normale. È un intervento molto complesso. Sono 6 ore che non si muove da lì. Speriamo che Leo regga.
con che coraggio ti presenti qui? Lo so, ti capisco. Ma ti prego, dimmi come sta Leo. Tu mio figlio non lo devi nemmeno nominare. Ma cosa te ne frega te di come sta? Vattene via. Vattene via, non farti mai più vedere. Vi prego, non litigate. Non adesso che Leo è tra la vita e la morte. Lei perché è qui? È perché volevo chiedere scusa a te e a Leo. E Dio solo sa quanto vorrei poter chiedere scusa anche a mia figlia. Io non, proprio non capisco come un padre possa arrivare a fare quello che ha fatto lei. Lo so. Non cerco comprensione. Ma tu lo sai, quando Ilana era piccola io ero sempre fuori, all'estero, in missione. Poi quando sono tornato per restare, mia figlia non era più una bambina. Avevo perso tutto. Tutto. In pratica era passata una vita. Avevo perso la sua infanzia. Per sempre. Così ho cercato di rimediare, di recuperare il tempo perduto. Pensavo che fosse la cosa migliore. Volevo proteggerla, evitare che facesse le scelte sbagliate. Era così giovane, impulsiva. Ma era sempre la mia bambina. La bambina che non avevo visto per tanti anni. Che Leo ce la faccia. È un ragazzo eccezionale. Un grande combattente. Nessuno mi aveva affrontato come lo ha fatto lui. Aspetta. Se vuoi puoi rimanere con noi. Thank you.
Che succede? C'è qualcosa che non va? È una crisi epilettica. Non so che cosa fare. La frequenza cardiaca rallenta. Non ho più di 3 minuti per chiudere quella via. Non può continuare. Cosa succede? Non ho sbagliato nessun passaggio. Ho paura. Ho paura che non ce la faccia. Forza, Leo. Forza, Leo. Coraggio. Coraggio. Forza, Leone. Forza. Non mollare. D'accordo con te. Era meglio di no. Davide. Ciao, Leo. Ciao. Sono contento di vederti, ma avrei preferito incontrarti in un altro posto. O in un sogno. Questo invece non è un sogno, vero? No. Non è un sogno. Somministri l'antiepilettico e aspettiamo che faccia effetto. Non c'è più tempo. Hai idea di come va lassù? In questo momento è ferma. La Lisandria è davanti a una specie di bivio. Come sarebbe ferma? Lei non può fare più niente. Adesso tutto dipende da quello che succede qui. Qui? E questo non è il posto dove si può solo aspettare? Non nel tuo caso. Leo, per te è diverso. Adesso è tutto nelle tue mani. Beh, se è così io voglio tornare. A tutti i costi. Non è così facile. Questa è la tua ultima prova. Devi combattere e vincere. E con chi? Ma cos'è questo, uno scherzo? Tu sei pazzo! No, Leo. E se non ti decidi, la Lisandria ti perde. E per te è finita. Forza, Leo. Coraggio, coraggio. Aiutami. Dai, Leo. Tu, forza. Mi puoi dare una mano? No. Sono sempre il tuo leader, non te lo dimenticare. Leo, non posso fare niente. Mi dispiace. Forza, Leo. Non puoi mollare. Forza. Qualunque cosa accada, ho fatto quello che dovevo fare e ho capito quello che dovevo capire. Cosa, per esempio? Che tutto quello che viviamo, l'amore, gli odi, le vittorie, le sconfitte, tutto è più grande e più vero solo se possiamo condividerlo con gli altri. E che ogni felicità, anche se immensa, è un po' meno immensa se la viviamo da soli. Lo sai che mi stai per nascere un figlio? Sì, Leo, lo so. Quindi anche se dovessi morire, non tutto di me morirà. È vero. Dai forza, Leone. Forza, Leo. Forza, combatti. Non mollare. Non mollare, Leo. Forza. Oh!
Bene, riprendiamo. Si riprende. Dai, dai, dai. Sì. Bravo, ragazzo mio, bravo. Veloci, riprendiamo. Non questo. Mi scusi. Porto l'ultimo elemento della massa. Battito a pressione regolare. Cazzo, ce l'ho fatta! Ce l'ho fatta, c'è riuscita! Sì, 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 ma non lo so se è davvero finita. Non ha toccato nessun centro vitale, quindi c'è andata vicino ma non l'ha toccato. Certo, certo, ma aspettiamo la valutazione post-operatoria. Bravissima. È andato tutto bene. È sicuro che non c'è più niente? È pulito, ho tolto tutto, non c'è più niente. Buongiorno. Niente abito da lavoro oggi? No, mi sono licenziata, non ne potevo più. E adesso? E adesso troverò un altro lavoro. Magari in un vivaio, in un negozio di fiori. Ma non qui. Ho bisogno di casa. Torniamo in Sicilia. Mi sembra una bellissima idea. Quando? Ah, finché Bobo non si rimette. Io intanto parto domani in Amascoperta.
Ho saputo di Leo, è una notizia bellissima. Sì, sì, è bellissimo. Va bene, allora se non ci vediamo... Grazie di cuore, è stato veramente bello conoscerti. No, è stato un vero piacere per me. Aspetta. Non ti ho mai invitato a cena e ci ho pensato invece un sacco di volte, ma... Mi sa che adesso è tardi, vero? Mi sa di sì. Allora vorrà dire che ti penserò in mezzo ai tuoi fiori, ai tuoi ulivi, alle tue piante. Io ti penserò in mezzo ai tuoi monitor, vestito di verde come un marzianino, con aria distante da noi comuni terrestri. Perché tu pensi che sia davvero così? Non lo so, dimmelo tu. Tu sei una persona speciale. Mi mancherai. Anche tu. Allora... Buon viaggio. Buona vita. Lost in your blue shade. Take me away. I mesi dopo il grande intervento di Leo sono stati pieni di novità e cambiamenti e io sono stata dimessa. Ci sentivamo un po' tutti diversi. Un po' come quando finisce la scuola. Beh, grazie mille, davvero. Grazie mille a voi. Felici, ma anche un po' tristi. Sei stato un supereroe. Grazie. Alla prossima, allora. Ciao. Ciao. Margie, sono fiero di te. Sei stata bravissima. Vieni qui. Io e Margie non ci perderemo più. Allora ci vediamo nel weekend, ok? Separarsi da Chicco è stato durissimo. Ma avevamo promesso di non piangere. Per
Per fortuna a casa mi aspetta Paolone, il mio fratellino. Ciao, Flo. Ciao, Chicco. E Margi ha promesso di venire a trovarci nel weekend. Quel giorno anche il mio super panda ha lasciato l'ospedale. Mi ha promesso che si metterà a studiare e che la smetterà di farsi dei gelati. Ciao, Margi. E io ho fatto finta di crederli. Hai pure chi ti dice che hai sbagliato di nuovo e perde la pazienza per non perdere te. E amici che ti reggono la faccia al gioco, ti sembra poco, ma non. Qualcuno che fa di tutto per te e un giorno te ne accorgi al balcone, ti sembra poco ma non lo è. Hai una bellezza che stravolge e confonde e odore di bucato. Beh, e chi ti scalda molto bene. Che vi dicevo? Eccolo qua il mio Chicco. Ma a me Chicco piace così. Intanto a Leo stanno facendo ancora tantissimi test, analisi, controlli per essere sicuri che il male sia stato davvero sconfitto. E Vale non si è certo dimenticato di quella promessa fatta a Nina di correre la maratona di Venezia e si è messo ad allenarsi molto seriamente. Intanto Chris è andata sull'isola, nella casa del faro, ad aspettare con Bianca che cresca il suo pancione. Che il mare in cui ci troviamo oggi è un grande giorno per il faro, ma non temete perché nessuno sa cavalcare l'onda. In questo passo tra qualche mese potresti iscriverti alla maratona insieme a Vale. Dici sul serio? Certo. No, però se ti iscrivi tu mi iscrivo anch'io. Così mi aspetto al traguardo. Questo è da vedere. Finito pure perdere tutto, ti sembra poco. Io non mi ricordo un altro pezzo di vita più bello di quello che hai diviso con me. Il nonno di Tony è tornato alle sue motociclette. Un sacchetto con l'olio. E a tormentare il suo povero assistente. Chiave da 14. Ma ci vuole la 12. Ma che ne sei tu? Ma io c'ho l'esperienza. Ma voi giovani volete sempre fare di capa vostra. E proviamo, proviamo. Ecco, ecco. Avevi ragione tu. È quella giusta. Tony, invece. Dai, proviamo questa intramuscolo, eh. Voglio proprio vedere come te la cavi. Non è che ci fa male, soffre poi, eh. Ma Marino, che soffre? Che c'entra? Pure lui nel suo piccolo ha un'anima, no? No. Tutto a posto. Davvero? Sì, sei guarito. Guarito nel senso di guarito guarito? Non hai più niente. Le analisi sono perfette. E così pure le TAC e le risonanze. Cioè, vuol dire che io... Che tu... te ne puoi andare. Non ci posso credere. Finalmente, dopo tanti anni, sono guarito, mondo! Dottore, per favore, mi dia un pugno perché devo essere sicuro che non me la sto sognando questa cosa. Mi dispiace, ma non sono capace. Non ho mai dato un pugno in vita mia. E allora mi dia una testata, un calcio nelle palle, faccia lei. Leo! Ma che c'è? Leo! Ha chiamato Bianca dall'isola! Crista, le doglie! Le doglie? Le doglie! Sto mettendo al mondo tuo figlio! Ma è sull'isola? Sì, è stata Bianca! Ma c'era ancora un sacco di tempo! E perché non lo sapete che i bambini nascono
anche prima? Ma in che cavolo di mondo vivete? E che faccio? E che fa? E che facciamo? Ciao ragazzi! Ciao Leo! Buon viaggio! Ciao. Leo! Leo! Veniamo con te! Leo! Ciao Leo! È come se ci nascesse un nipote. È solo che sono un po' preoccupato perché ho sentito Chris e pare che sarà molto lunga. Ma è normale per le prime impare, sai. Le perché? Le donne che hanno il primo figlio. Ah, ok. Ciao. 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 Presto. Ciao. Oh, Lauretta. Ciao. Ciao, ciao. Torniamo presto. Ciao, 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 ciao. Sì, grazie. Ciao a tutti. Che stavamo aspettando. E questi? Dai ragazzi, sbrighiamoci che con quello ci mettiamo perlomeno un'ora, eh? Cos'hai da dire contro il mio furgone? Niente. Solo che un miracolo si è fatto. Dai, salite. Ciao a tutti. Dai, salite. Non stavi a Roma? Ma che a Roma, stavo qua dietro a farcela dare, dai! Dai, arrivo, dai! Arrivo, dai, no! Dai, vedi! Dai, 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 ci siamo. Quanto è bravo? Quanto è bravo? La pancia è scesa, ragazzi! È scesa! Tempo stimato... ancora 50 minuti! Il bambino si è impegnato la testa! Leo, mica il monte dei pegni, eh! Ah, impegnato! No, si è impegnato! Vabbè, è uguale! Hai capito? Stai spingendo la testa! Sta spingendo come un pazzo! Tutto suo padre! Ragazzi! Oddio, sta per nascere, sta per nascere! Dai, veloci! Come veloci, veloci! Tutto bene! Dai, dai, uscite, 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 uscite! Sì! Guarda! Vieni! Che bello! Dai! Veloce! Dai, facciamoci una foto! Ma che guardate che state a fare i turisti! Dai, veloci! Dai, 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 dai! Vai, sali, 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 siamo in ritardissimo! Dai, ragazzi! Dai, dai. Via, via, via! Vai, veloce, veloce, vieni qua, vieni qua, vieni qua! Dai, andiamo, andiamo, ragazzi! Dai, che siamo in ritardo! Dai! Veloce, veloce! Ce la fai, ce la fai! Andiamo, 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 andiamo!
Dai, aspettatemi! Ma non andate senza di me! Vai! Veloce! Ciao a tutti! Dai! Vai! È proprio un bel bambinone. Andiamo via. È bellissimo. Hai visto il nostro leoncino? Che cosa gli potrò insegnare io? Non so niente. Gli basterà assomigliarti. Io sarò come te. E c'è amore. E come sono io? Sei forte e gentile. Rising sunny day, that is the feeling. When the cradle night is over for once a day, you will try to fight under the ceiling. You're crazy, you know. Side, you never hide desires. The sun is shining, life goes on until you walk in. The sunny side of the street is shining. Sunny life, that is the feeling. When the saddest night is over for all time, you will try to live loving the battle. You're crazy, you know that. There is time. You go in the sunny side. You never hide desire.
Bobo! Ti aspetto all'arrivo, caro! Fatta. Che bello. E allora ho vinto io. Grandi di me, vinciamo ai ricordi.